finirà. Non penseremo a niente, ci andremo veramente là. Con uno spritz in mano io, dall'alto di una torre ti urlerò. Che ce l'abbiamo fatta, voglio fare la matta, seguendo nel Salento il sole, il mare e il vento, dove la gente canta al ritmo di Taranta. Voglio ballare, 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 ballare con te. Lì, nella punta del sud, saremo liberi di mostrare il nostro viso, scambiandoci un sorriso, tra muri a secco e masserie, correndo sulla spiaggia ti urlerò che ce l'abbiamo fatta. Adesso vi spiego brevemente i passi del brano E ce l'abbiamo fatta. Sono semplicemente tre sequenze accompagnate dopo da una variazione che troveremo a fine brano. Adesso mi giro di spalle e lo vediamo insieme. Iniziamo dalla prima sequenza. Iniziamo con un apro-chiudo a destra accompagnate dal braccio che effettuerà un movimento di flamenco, quindi farò apro, chiudo, apro, chiudo. La stessa cosa la farò a sinistra. Apro, chiudo, apro, chiudo. Di qui faremo un passo salsa laterale. Prima a destra, poi a sinistra. Di qui adesso punto la gamba destra in avanti. Punto accompagnato dal movimento del bacino e le braccia a forma di V. Punto la destra, stessa cosa a sinistra. Punto alla sinistra. Quindi ripetiamo. Apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, passo salsa, punto destro, punto sinistro. Andiamo avanti con la seconda sequenza. Di qui facciamo perno sulla gamba sinistra, gamba destra, vado in avanti e faccio avanti, indietro, punto. Ed effettuo un giro sulla mia sinistra. 5, 6, 7, 8. La stessa cosa farò con la gamba sinistra, quindi faccio perno sulla gamba destra e creo un pendolo con la gamba sinistra. Avanti, indietro, chiudo, giro a destra. 5, 6, 7, 8. Adesso andiamo avanti con la terza ed ultima sequenza che non è altro che il ritornello. Di qui cosa faremo? Gamba destra, dobbiamo creare un cia cia cia, cia cia cia, stessa cosa anche a sinistra, cia cia cia, però ci aiuteremo con le braccia che andranno prima a destra e poi a sinistra, quindi cia cia cia, cia cia cia, cia cia cia, cia cia cia. Di qui andiamo in avanti con una camminata di 4 passi, partendo con la destra, 1, 2, 3, 4. Adesso torniamo indietro partendo sempre con la gamba destra e alterniamo le braccia. 5, 6, 7,
8. Di qui ripetiamo il ritornello. Cia cia cia, cia cia cia, cia cia cia, cia cia cia. Adesso faremo una piccola variazione rispetto alla parte di prima dove andiamo in avanti. Qui invece faremo dei saltelli sul posto con un cambio di peso. Prima a destra, poi a sinistra, prima a destra, poi a sinistra, accompagnato dalle braccia che fanno rotolo, 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 rotolo. E questo è il ritornello, quindi andiamola a ripetere velocemente. Cia cia cia, cia cia cia, cia cia cia, cia cia avanti. 1, 2, 3 indietro, 5, 6, 7, 8. Cia cia cia, cia cia cia, cia cia cia, cia 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 sul posto, rotolo, 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 rotolo. Di qui abbiamo l'ultima parte che sarebbe la variazione che troveremo a quasi fine brano ed è il pezzo di Taranta. Cosa faremo? Semplicissimo. Perno sulla gamba sinistra, mani sui fianchi e con la gamba destra punterò prima in avanti e poi indietro. Avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro per 4 volte. La stessa cosa lo rifarò con la gamba sinistra. Avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, stop. Ragazzi, il ballo è terminato. Avete visto che è un ballo molto semplice e accessibile a tutti. Buon divertimento e buon ballo a tutti.